tutti dal telegiornale regionale per i sordi. Ancora danni dal maltempo in Lunigiana, dove c'è stata la caduta di sassi sulla statale 63 Valico del Cerreto. L'ANAS ha dovuto istituire un senso unico alternato con semaforo nel comune di Fivizzano. I sassi hanno occupato il margine della carreggiata stradale da un versante attiguo alla statale. Due arresti in carcere nella vicenda di un minorenne rapinato su un treno regionale Pistoia-Firenze il 20 febbraio. La Polfer ha identificato i presunti autori del gesto di 20 e 24 anni, riconosciuti alcuni giorni dopo da un agente della Polizia Ferroviaria in libero servizio in via Valfonda, proprio vicino alla stazione di Santa Maria Novella. E l'imam di Firenze, Izzedine El-Zir, ricordando le vittime del crollo al supermercato di Via Mariti a Firenze, intervenendo oggi a un convegno sulla sicurezza del lavoro, ha detto: "Ho dovuto vedere i corpi dei quattro fratelli musulmani morti nel cantiere di Via Mariti e la situazione ve la potete immaginare. Dobbiamo lavorare insieme per migliorare, dobbiamo unire le forze che abbiamo e aiutare la politica perché è condizionata dal potere economico." E sempre nello stesso convegno, la mamma di Luana Dorazio, la 22enne, morta dentro un orditoio in un'azienda tessile a Montemurlo, nella provincia di Prato, il 3 maggio 2021, ha detto: "Sarebbe molto importante introdurre l'omicidio sul lavoro, perché un datore di lavoro ci penserebbe due volte. Per scontrini non emessi fanno multe molto salate. Vogliamo ricordare che per mia figlia hanno fatto 10.300 euro di multa e nell'azienda non c'è niente in regola. Misure di sicurezza tolte, lei figurava come apprendista, ma è stata sfruttata come operaia." E intervento dei vigili del fuoco stamani a Firenze per l'incendio di un veicolo elettrico andato completamente distrutto in un garage di un palazzo in centro, in via della Vigna Vecchia. I pompieri hanno impedito che l'incendio si propagasse agli altri veicoli della rimessa, che comunque hanno riportato danni dall'esposizione al calore e non ci sono però fortunatamente persone coinvolte. L'appartamento sopra il garage è stato reso al momento inagibile. E un uomo è rimasto gravemente ferito ieri sera nell'incendio che ha interessato il garage di un'abitazione in via Matteotti a Scarlino. Siamo nella provincia di Grosseto. Secondo le ricostruzioni, l'uomo tentava di spegnere le fiamme ed è rimasto ferito. Prima è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Massa Marittima, ma poi è stato trasferito al centro Grandi Ustioni di Pisa. E l'ex ministro ed ex presidente della Regione Toscana, Vannino Chiti, è il nuovo presidente dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza. Chiti succede a Giuseppe Matulli, scomparso di recente, ed è stato eletto per acclamazione dal Consiglio dell'Istituto. Celebrato a Castiglion Fiorentino, siamo nella provincia di Arezzo, il 21° anniversario dell'uccisione da parte delle Brigate Rosse del sovrintendente della Polizia di Stato Emanuele Petri. Dopo una piccola cerimonia a Cortona, poi c'è stata la commemorazione a Castiglion Fiorentino, davanti alla stazione che il 2 marzo 2023 vide arrivare il treno dove trovò la morte Emanuele Petri. La carcassa di un esemplare di giovane lupo maschio è stata trovata dai carabinieri forestali di Pistoia nei boschi intorno alla città. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause della morte. L'ipotesi più plausibile però è che sia stato ucciso da bracconieri. Il lupo è una specie protetta, il suo ruolo di predatore lo pone al vertice della catena alimentare, ricercando tra gli ungulati, cinghiali, caprioli, cervi, le prede preferenziali che, spiegano i carabinieri forestali, sono in continuo accrescimento sul territorio.
e più di 3.000 studenti delle scuole superiori hanno partecipato a un giorno all'università, il principale evento di orientamento dell'Università di Firenze. I giovani, si spiega in una nota, hanno affollato il campus di Viale Morgagni, soffermandosi nei punti informativi per conoscere i corsi di laurea e i servizi dell'università e frequentando le lezioni durante le quali i docenti hanno presentato temi di insegnamento e di ricerca per ogni ambito disciplinare. E Rete Ferroviaria Italiana sospende oggi e domani i lavori programmati sulla linea Prato-Vernio e Trenitalia ripristina il servizio per questi giorni. I carabinieri di Grosseto, dopo controlli in numerose ditte che gestiscono rifiuti, hanno fatto sanzioni per un importo totale di 60.000 euro dovute a irregolarità relative alla compilazione dei modelli unici di dichiarazione ambientale. Gli accertamenti dei carabinieri hanno riguardato la rendicontazione e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi gestiti dalle imprese. E ora vediamo come sarà il tempo domani. Sarà generalmente poco nuvoloso, con nubi più consistenti, soprattutto sulla costa. C'è un peggioramento, soprattutto nella seconda parte della giornata, dove saranno attesi temporali. Arriva però la neve, oltre 1.300-1.500 metri, quindi sull'Appennino. I venti sono moderati meridionali, i mari molto mossi, le temperature sono stazionarie o in lieve calo. Telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, buona domenica a tutti e arrivederci.